Povera Bloom. Cosa sarà che la preoccupa? Non so lei, ma io sono preoccupata per il pezzo di codice conservato a Torre Nuvola. Se le mie fate si unissero con le streghe di Torre Nuvola, potrebbero aiutarti a proteggere il codice. Sì, potresti avere ragione, ma nessuna strega lavorerebbe con le fate. Me compresa. Dobbiamo trovare un modo per mettere da parte le nostre rivalità. Non saprei come, ma so a chi si può chiedere. Dobbiamo iscriverci a Torre Nuvola. Non sarà dicendo sul serio. Non potrei mai indossare quei terribili vestiti da strega. Calmatevi, ragazze. Sapete perfettamente che dobbiamo proteggere il codice. Non ho dati in memoria che riconducano a streghe che abbiano mai chiesto aiuto alle fate. È proprio in questo che i consigli di Mirta sono stati di grande aiuto. Le streghe pensano che la vita delle fate di Alfea sia sempre facile. Addirittura gli insegnanti dicono che le fate non durerebbero 2 giorni nelle loro classi. E dunque dovremmo lasciare da parte il nostro orgoglio. Ragazze, noi non siamo schiave dell'orgoglio quanto loro, non è vero? Allora è deciso. Se vorrete andare a lezione a Torre Nuvola, la signora Griffin chiederà ufficialmente il vostro aiuto contro le Trix. Non si preoccupi, signora preside, le fermeremo prima che prendano un altro pezzo del codice. Mirta. Questo posto è davvero tetro. Vorrei che Piff fosse con noi. Nella casa delle streghe! Ma Piff non si troverebbe bene qui. È vero, Torre Nuvola irradia magia di strega e carica di emozioni negative. Stare qui probabilmente farebbe venire il mal di testa alle nostre pixie. Eppure Zing sembra stare bene. Non preoccuparti, Aisha, ti salverò io dalla magia nera. Sì, ma ricordatevi che lei è un po'... Un po' cosa? Oh, matta? Su, ragazze, dobbiamo metterci in testa che dobbiamo lavorare insieme alle streghe. Ti diverti a ricordarmelo? A me le streghe fanno venire l'orticaria. Ma l'anno scorso ci hanno aiutato a combattere le Trix. Sì, ma spesso loro hanno aiutato le Trix a combattere noi. Musa, per caso ti hanno fatto qualcosa? Hai una cotta per ridere. Lasciami stare! Prendiamola! Basta! Sono in un bel guaio! È inutile scappare, Musa. La maggior parte delle streghe non desiderano altro che dimostrare di essere migliori delle fate. Spero si rendano conto che fermare Lord Arkar è più importante. Non preoccupatevi, piccole fate. Siamo in grado di capire la gravità della situazione tanto quanto voi. Forse anche meglio. Noi siamo la professoressa Ediltrude e la professoressa Zarathustra. Vi guideremo ai dormitori. Sappiamo che resterete con noi finché il pericolo non sarà passato. O finché le nostre lezioni non diventeranno troppo dure. Cosa accadrà prima? Scusate, da quale parte dell'edificio si trovano i dormitori? Torre Nuvola non è un semplice edificio, è un essere vivente. Con i sotterranei come radici e le torri come rami. Radici e rami? È un'entità magica viva, creata dalle streghe di un tempo. Benvenute al corso di incantesimi di base per streghe. Questo corso preparerà le matricole e le gentili ospiti a gestire al meglio la magia nera. È davvero imbarazzante. È vero, da quando siamo arrivate le streghe non hanno fatto altro che fissarci. Forse non sono abituate alla mia bellezza e al mio stile. Iniziamo con una piccola esercitazione. Vediamo, Flora, sei pronta? Ma come? Non ci dividiamo in gruppi per fare pratica? Gruppi? Le streghe che lavorano in gruppi? Fatine, qui non esistono gruppi. Una strega conta solo ed esclusivamente su se stessa. Ma questo è... Cioè, sì, signora, proveremo a studiare col vostro metodo. Dobbiamo settarci sulla modalità... Silenzio, Tecna! Poche chiacchiere. Ora aprite il libro di testo a pagina 3026.
bene. No, non è abbastanza cupa, è solo un po' scura. Meglio di quanto mi sarei aspettata da una fata. Grazie. Molti incantesimi da streghe hanno bisogno di un ambiente buio. Certo, sempre che non vi preoccupi scurire il vostro abbigliamento. Mi dispiace, ma l'oscurità non fa per me. Lo sai che i tuoi voti qui risulteranno sulla tua pagella finale? Lei ha visto la mia pagella? Quei voti non potranno starci altro che bene. Se porto a termine l'incantesimo, posso uscire prima dalla lezione. Ma le fate non sono in grado di richiamare sentimenti negativi con tanta facilità. È un periodo difficile. La vuoi smettere? Qualcuno finirà per sentirci. Qui non c'è nessuno a quest'ora del giorno e questa caccia al tesoro sta diventando davvero frustrante. Non abbiamo altra scelta. Abbiamo il controllo sulla torre. Diciamole di portarci il codice, no? Ma perché le idee più stupide vengono sempre a te? Comunque qui non c'è niente. Dividiamoci per cercare il nascondiglio. Bene. La preside Griffin ha detto che avrei potuto contare su tutte voi. Dobbiamo impedire alle Trix di entrare a Torre Nuvola. Stando alle loro abitudini, dovrebbero agire da un momento all'altro. Faremo da sole, non ci serve il vostro aiuto. Lasciale perdere, facciamo da sole, che è meglio. Stella, stai parlando come una strega. Ehi tu, ritira quello che hai detto. Cerchiamo di stare calmi. Per favore, teniamo tutti gli occhi aperti. Se conoscete qualche passaggio segreto, potete... Certo, non veniamo a dirlo a voi. Va bene, ma teneteli d'occhio per essere certi che non li usino le Trix. Tranquilla, le fermeremo noi. Solo noi possiamo riuscirci. È vero, voi avete perso due volte con loro. Ma almeno noi le abbiamo combattute. È più di quanto voi possiate mai fare. Già, ho sentito dire che Bloom ha dato loro ciò che volevano. Come osi parlare così di Bloom? Tecnicamente è vero. Tu da che parte stai? Guardate, le fate non riescono nemmeno ad andare d'accordo tra loro. Oh! Che cosa state facendo? Siete pazze! Non lo vedi? Stiamo collaborando! Mentre litigate, le Trix potrebbero entrare. Mirta ha ragione. È più probabile che ascoltiamo Bloom che la traditrice. Cosa vi farebbe la preside se vincessero perché non avete collaborato? Bene, allora. Questa è la nostra occasione di fermare le Trix prima che diventino tanto potenti da minacciare l'intera dimensione magica. Griffin e Faragonda saranno orgogliose di noi. Sì! Hai trovato le Winx? Sì, esattamente come aveva previsto Darkar. Raggiungiamo Darcy, forse abbiamo un anello debole. Allora, ti sei divertita quest'anno al ballo? Sì, abbastanza. È stato come quando eravamo bambine, ti ricordi? Le fiere al villaggio. Mi ci trascinavi sempre, pensi che non me lo ricordi? Sì, ma poi eri tu che volevi sempre ballare con i più grandi. Perché lo facevi? Perché ero più brava di loro. Bei tempi, certo che ne abbiamo passate tante insieme. Ti ricordi il nostro primo giorno di scuola? Volevi sederti con le Trix e pensai che ti avrebbero trasformata in un rospo. E tu eri così negata che non volevano ammetterti. Forse sarebbe stato meglio. Sai, mi sto divertendo molto ad Alfea. Non dirmi che vorresti che io diventassi una fata. Ci provo. Se continuo a studiare per essere una strega, un giorno avrò tutti i poteri che voglio. Credo che certe cose non cambieranno mai. Non tutte le streghe sono come le Trix. La preside Griffin è forte e orgogliosa. Un giorno sarò come lei. Lo spero tanto. Senti, Mirta, solo perché tu non sei più una strega... Non vuol dire che noi non possiamo essere amiche, vero? Ma cosa... No! Bene, bene, bene. Che cosa abbiamo qui? La nostra vecchia amica Lucy. Ci aiuterai, vero Lucy? Non ho sentito ancora una risposta. Tu ci aiuterai, non è vero? No! Ah!
Come osi attaccarmi? Ehi, Stormy, perché non ricordi a Lucy che cosa succede quando ci si mette contro le Trix? Aspettate! Ferme, farò tutto quello che volete, ma non fatemi del male, vi prego! Ora inizi a ragionare. Le nostre ragazze sono in giro per i corridoi alla ricerca delle Trix. Forse Bloom e Myrta sono davvero riuscite a convincerle a collaborare. Lo sai, quelle due hanno una buona parlantina. Almeno per ora. Questo esercizio è fondamentale per mettere le basi delle vostre abilità magiche. Più la sfera brilla, più energia oscura siete in grado di incanalare. Ci scusi, ma noi non riusciamo proprio a capire. Allora vi aiuto, chiudete gli occhi. Immaginate tutte le volte che qualcuno vi ha impedito di fare ciò che volevate. Immaginate l'ultima volta che vi siete sentite impotenti o arrabbiate. Solitudine, tensione, sofferenza, delusione. Lasciate che queste sensazioni riempiano il vostro cuore. Professoressa, basta così! Myrta, non stai partecipando alla lezione. L'altro anno ho frequentato questo corso con la professoressa Ediltrude. Questo esercizio non ne fa parte. Che vuoi dire? Ha fatto questo esercizio apposta per voi. Cosa? Ma non è giusto! Comunque la lezione era quasi finita. Tutte promosse, tranne Myrta. Ridiculous! Se il codice è in pericolo, mi aspetto che tutti gli insegnanti collaborino. Davvero le Trix sono diventate così potenti? Faragonda in persona mi ha detto che Darkara ha donato loro dei poteri speciali. Se sei preoccupata per il codice, perché non mandi gli insegnanti? Aspetta, non rivelare dove si trova! Vallum e Vanisco! Oh. Ci stavi forse spiando? Ci penso io. Ediltrude è solo spaventata, tutto qui. E poi è chiaro cosa sta accadendo. Aishi, sei tu! No! Lucy, che ti succede? Lucy! Myrta, sono già entrate, le Trix! Cosa? Davvero? E mi stanno inseguendo. Ehi, che sta succedendo? Le Trix sono già all'interno della torre. Andiamo a prenderle. Per prima cosa, Myrta, è meglio che tu resti con Lucy. Noi invece andiamo a stanare quelle stregacce. Buona idea, Bloom. Staniamo quelle Trix. E come dovremmo fare esattamente? Spiegacelo. Accetto ogni suggerimento. Ho un'idea. Dai precedenti sappiamo che non possiamo affrontarle alle loro condizioni. Un modo carino per dire che abbiamo perso. Ma se le aspettiamo al loro punto di arrivo, saremo in vantaggio. Ma loro stanno cercando il codice. E noi non sappiamo dove sia. Posso calcolare il miglior nascondiglio per il codice e poi aspetteremo là. Ah no, non voglio dipendere dal tuo stupido computer. È troppo pericoloso, alla fine potremmo portarcele noi. Scommetto che le streghe stanno nascondendo le Trix, non possiamo fidarci di loro. Bella idea, perché non vai a picchiare le streghe finché non scopri dove sono? Calmati, Stella, neanche tu hai avuto tante idee brillanti finora. Mi chiedo perché vi sto ad ascoltare, trovatele senza il mio aiuto. Voi fate come volete, io vado a controllare dove le ha viste Lucy, se volete venite con me. Non ha nemmeno considerato la mia idea. Secondo la logica, la mia soluzione ha la più alta probabilità di successo. Avevo ragione! Torre Nuvola è una creatura magica. L'energia scorre al suo interno come il sangue scorre in qualsiasi altro organismo vivente e ha origine... qui! Il cuore di Torre Nuvola. Allora, hai trovato il nascondiglio del codice? Dici dov'è, Fatina? Non vi aiuterò mai! Tecna! Trasformazione! Sonno glaciale! Qui! Troppo lenta. Bene, cosa abbiamo qui? Questo dovrebbe essere il posto. Avremo il codice. Bene.
questa stanza mi fa venire i brividi. Deve essere a causa di tutta la magia di streghe che contiene. E ora che facciamo? Sentiamo se queste streghe sanno qualcosa delle Trix. Che c'è? Non riesci a raggiungere la stanza centrale? È impossibile, da qui la Griffina ha il totale controllo della torre. Che seccatura! E i suoi potenti incantesimi protettivi sono più attivi intorno al codice. Più vicino arriviamo, più sarà difficile mantenere il controllo. Allora ci toccherà rubarlo alla vecchia maniera. Cioè con la forza. No, Tecna! Le Trix, ovviamente. Jing, cosa è successo? Le Trix, ora sanno dov'è il codice. Tecna, è riuscita a capirlo? Sì, e loro lo hanno scoperto da lei. Dobbiamo aiutarle a avvertire le altre. Non c'è tempo, potrebbero arrivare al codice da un momento all'altro. Ma Bloom... Tu cerca di aiutare Tecna. Io vado a cercarle. Aspetta! Ti ho presa, Zing. Bloom, attenta! Non mi piacciono queste domande. Non vi fidate di noi? Certo che no, voi siete streghe. Che cosa? Come ti permetti? Ehi, Musa, sento qualcosa di strano. Che sta succedendo? Niente di buono. Pensavo fosse una scorciatoia. Non tutti i mali vengono per nuocere, possiamo riscaldarci un po' le mani. Sapevo che le avrei trovate. Loro ci hanno trovate. Magic Queens! Facci vedere come sapete difendere la vostra scuola. Sta zitta, noi combattiamo a modo nostro. Ormai le altre dovrebbero essere pronte a scusarsi. Oh, allora che succede? Forza, prendiamole! Piccole mocciose! Pescata! Pagherai caro per questo. Vibrazione sonica! Sta diventando una perdita di tempo. Dai sì, quei gargoyle fanno parte di Torre Nuvola, vero? Già. Torre Nuvola, proteggici! Oh no! Attente! Correte! Questo sì che è divertente! Non è il momento di giocare, finiamo la missione. Sono sfinita, Bloom ci avrebbe messo un attimo. A proposito, dov'è Bloom? Spero stia bene. Sono arrivata per prima. Devono essere state sviate. Stanno arrivando. Posso farcela da sola, trasformazione! Magic Wings! Bel colpo, abbiamo distrutto i gargoyle, ma le Trix sono scappate. E di chi è la colpa? Già, la vostra magia è rimbalzata su di loro. Noi almeno abbiamo fatto qualcosa, voi invece... La mia rete ha fatto più di tutti i vostri incantesimi. Non è che le avete lasciate scappare di proposito? Come osi? Fatti avanti, strega! Basta! Dovete smetterla! E questo posto vi sta facendo impazzire! Già, mi dispiace. Se avete finito di fare le dure, le Trix stanno per prendere il codice. Le sta affrontando da sola. So dove stanno andando, seguitemi! Ehi, ma ce n'è soltanto uno! Cos'è successo? Le tue amiche non sono venute a giocare? Prendiamola! Oscurità ottica! I miei occhi! Sei più tranquilla adesso? Cosa vuoi fare se non ci vedi? Pronte, ragazze? No, devo continuare a lottare in qualche modo! Ora! Andiamo a ritirare il premio. È qui, venite! E non è sola! Bloom! Solo noi possiamo fermarle! È troppo tardi, fate! Il cuore di Torre Nuvola si sta aprendo! No! Il codice è nostro!